È una Pisa a ritroso nel tempo, quella che appariva questa mattina sul ponte di mezzo e sui lungarni, la Pisa degli anni 70, in cui è ambientato un film che ha visto oggi alcuni ciak nella città della torre. Si tratta di una importante produzione di Bollywood, casa cinematografica indiana che già alla fine del secolo scorso aveva scelto Pisa come set naturale per le riprese del film Jeans, girato con un budget all'epoca costosissimo, intorno a qualche centinaio di milioni degli attuali euro. Questo film, dal titolo Amour, uscirà nelle sale di tutto il mondo nel 2020 ed è una storia d'amore ambientata in Italia nel 1977. Ovviamente i ripetuti stop ai flussi di passanti che percorrevano l'asse Corso Italia-Borgo Stretto, attraversando il ponte di mezzo, ha creato qualche disagio e qualche protesta, ma era inevitabile per permettere alle sofisticate attrezzature, con tanto di drone a volteggiare nell'aria, di girare le scene senza irruzioni nella vita contemporanea, dal loro passato ricostruito. Molte comparse italiane anche ingaggiate in un casting dei giorni scorsi e soddisfazione per chi lavora da pisano nel mondo delle produzioni video per il ritrovato appeal cinematografico della Città della Torre. Quella che stiamo vedendo è la produzione indiana più importante mai girata in Italia. Alkedo Produzioni sta collaborando per tutto quello che riguarda la logistica sulla città. Odumovie è il partner italiano che li ha portati in Italia. Toscana Film Commission è un trio che può funzionare per rilanciare la Toscana nel mondo. E Pisa, città del cinema, Pisa ancora una volta, città del cinema internazionale. Quest'anno vedremo diversi film arrivare in città. Non è una promessa, è una garanzia. Abbiamo già contatti e continua il progetto di una città, una grande città del cinema. Pisa torna ad essere quello che è stata nel passato.